Ancora grane giudiziarie per l'avvocato brindisino Giovanni Faggiano, ex amministratore delegato di Ener Ambiente S.p.A., che è stato arrestato assieme a Corrado Cigliano, capocantiere della stessa azienda che si occupa di servizi nel settore rifiuti. Sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Digos di Napoli e dalla Guardia di Finanza Partenopea su procedure di appalto regolari bandite dalla Asia S.p.A., l'azienda speciale di igiene urbana del comune napoletano. Ai due arrestati vengono contestati reati di corruzione ed estorsione. Faggiano era stato rimosso a giugno 2010 dal suo incarico, sostituito da Stefano Gavioli, anche lui indagato, in un altro filone dell'inchiesta. L'indagine è nata nel settembre 2010 dopo la devastazione di 52 mezzi degli uffici napoletani dell'azienda Veneta, atti per i quali la Digos napoletana a gennaio ha arrestato 6 persone. E sempre a settembre 2010 il nome del 51enne avvocato brindisino, ex amministratore delegato dell'azienda Team, risultò tra gli indagati della Procura di Pescara per un giro di rifiuti e mazzette. Giovanni Faggiano era tra l'altro rimasto coinvolto diversi anni fa nell'inchiesta sulla Tangentopoli brindisina, condannato in primo grado ad 1 anno e 4 mesi per favoreggiamento nei confronti dell'ex sindaco di Brindisi Giovanni Antonino per la vicenda delle concessioni delle banchine alla BT, fu poi prosciolto dalla Corte d'Appello. Il nome di Giovanni Faggiano era tornato alla ribalta negli ultimi giorni negli ambienti vicino al Brindisi Calcio. Si pensava a lui infatti come a uno dei possibili nuovi soci del sodalizio calcistico biancoazzurro.